Adesso devo fare sta cosa, adesso sono un po' zitto per così finire. Statua di Bobocel. Bobocel è un uccello portatore che compare in un'antica favola. Un amante di uccelli comprò la statua e la regalò al padrone di questa locanda. Così. 263. La voce del cliente, il mobilio di fine eccellente, ma i vicini di stanza hanno fatto poco poco tutta la notte. Fatemi il piacere di buttarli fuori, che non ci sia il mio ritorno da qui. Notte, sono 100 kg, mi fermo, non mi fermo. Metti in tempo reale. Stener, un uomo d'altri tempi. Dindirindina, com'è grande l'Imblum, non mi ci raccapezzo in questo borgo. Capezzolo. Perdonatemi. Maga rossa, che vuoi? Ma da che sei mascherata? Da lancillotto? Ma io veramente mi sono persa. Mi potreste portereste al castello, per cortesia? Una nuova tecnica per abbordare? Credi che possa cedere a un contadinotto come te? No! Togli tutta quella latte di dosso, sei fuori moda. Come? Fuori moda. Vecchietta di sotto. Che fai? Corteggio anche le chiave a me? Sei messo male. Però un pensiero ce lo farei anche. Io volevo solo. Dillo subito, no? Mi ha fatto arrossire per niente. Questi sono la nostra specialità, i rinomatissimi sottaceti di erba e ghisa. Ne vuoi uno? Come puzzano? Tanto puzzano quanto sono buoni. Vabbè, datemene uno. Mamma mia. Qui la gente ne va pazzi, mangia da 2 a 2. Però niente male. Mamma mia. L'aereo da guerra di mio padre è fortissimo. Anch'io da grande volevo avercelo con papà. Madonna, subito, piccola. Che bello. L'airship è molto comodo. Quando ero giovane io se ci vado a piedi ora ci rimango sempre. La sagra inizierà fra poco. Secondo te chi vincerà? Ma sì. Guarda che quest'anno mi pare sia una dragheria. Vuoi scommettere? Ci sto. Non mi disturbare. Sto cercando di guardare quello che stavo facendo. Ok, quindi adesso devo andare a esplorare tutti questi fatti, giusto? No, aspetta. Metti in tempo reale. Vivi fa shopping. Questo che è? Profumatissima. Quasi quasi me lo compra. All'imbro? Mannaggia, reverendo. Sarà roba che si mangia. Il cuore sembra buonissimo. Sembrano i supplì di Scaraburi che mi preparavi il nonno. Che schifo. Ma come? Bottega di oggetti, Dali, cioè saldi per la sagra della caccia. Oggi ultimo giorno di liquidazione. Evviva, c'è una sagra! Signoria, mi dà questo? Sfortunato bambino, è un amichetto Moguri? Perché? Questi sono i semi di Kupo, il dolce preferito dei Moguri. Ah, davvero? Comunque, ecco il tuo dolce, è l'ultimo. Come sei carino, tieni, te lo regalo. Grazie! Ah, senti. Che sagra è? Una festa dove liberano tutti gli animali della piazza. Gli animali, che bello, è come uno zoo. Ho capito, grazie. Ehi, ehi. Ah, è già andato via, forse devo dirgli che più che animali quelle sono belve feroci. Fa tenerezza, anche. Prego, fate con comodo. Mamma, signora? Adesso c'è l'airscap, ma ai miei tempi si muoveva in Chocobo. Ci si piegava un'ora da qui al borgo teatrale. Ora l'airscap, portate oggi per i vostri 3 giorni l'airscap insieme ai corsi con cui sei nella sala della caccia. Giustamente. Come in ogni paese civile. Perché l'Imbloom è un paese civile. Perché non mi fa entrare qui dentro, Luca? Qua. No, non devi andare. Anche qua.
Allora vado su. Pam 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 pam. Ah, ecco dove sta la stella. Mamma mia, che disastro, non vedo neanche un barattolo. I sottocieli d'erba che sono notti, il pezzo. Il problema è che puzza. Devo comprare dei souvenir della sagra da riportare al paese. Scegliere una perdita di tempo, pensavo. Ai ai ai, sono delicato di sogno e la ricchina mi fa venire un po' di. Vabbè. Dico. Di. Un po' di diarrea. Ho un sacco di carte. Numero speciale, previsioni. Le carte che diventano rare. Le carte rare. Se il sottotitolo collezionisti, anche fra quelle che hai tu, ce ne saranno alcune. Mega pozio. Erba dell'eco. Ok, quindi comunque vediamo questa. Questa big metropoli. Molto animata, molto più. Mario Vignoli, avete bisogno di un toccasana? Per voi il fanigiolatorio di Scarabure, abbiamo anche quello di montagna. C'hanno pazzi. Mamma che schifo. Tu non sai chi sono io? Il famoso capocuoco di corte. Sai chi, di chi sono le migliori ricette al mondo? Le mie. Certo. Aspetta, voglio andare prima di là. Ti fa venire un po' voglia di giocare a Final Fantasy 14, vedere Final Fantasy 9. Cosa vai di? Io detesto la sagra della caccia, ogni anno mio padre torna con una ferita. Bow 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 bow. Tenda. Buono. La chiesa dietro di te è molto antica. Quando la costruirono, qui intorno era tutta campagna. Hanno cominciato a fare la sagra dopo la costruzione della chiesa. Svegliati nonnina. Uffa, apriamo le inchieste e poi si addormenta. Giustamente. Sid I, il fondatore di Limbloom, è stato uno dei grandi vincitori della sagra. Che la chiesa la fece dirigere lui per inaugurare la tradizione della sagra. Partecipa alla sagra, prima devi santificarti qui. Capito. Un tempo gli abitanti di Limbloom erano cacciatori, perciò la sagra è una festa sentita nelle nostre parti. Ferrato. Ma vabbè, la stessa cosa anche per le armature, Luca, oppure solo per le armi? Il discorso aspetta, del fabbro. Scusa che non stavo vedendo. C'è? Il discorso del fabbro vale anche per le armature? Sì, sì, vale per tutto, anche per gli oggetti. Maggiore a parte. Gli accessori, tutto. Ok. Quest'anno mi sono allenato per partecipare alla sagra. Mi spiace gli altri, ma sarò io il vincitore. Non ti serve un bel vassoio per servire la sergina della sagra? Anche un piccolino, guarda come sono belli.
Caffè moccia. Miglior caffè da ogni tempo. I chicchi appena raccolti sono subito maceati per mantenere più vivo il gusto dell'aroma. Peppe il lattaio. Latte fresche e tende alle valate di Limblum. Ottimo anche per dolci. Peppe il lattaio. Va bene. Dai, Rio, andiamo da un'altra parte. Lo sai che è tanto che non c'è mai niente. Andiamo dal ferramenta accanto. Dai, su. Aspetta un momento. Uffa. Stupenda, potrò provarla. Eppure c'era qualcuno che portava questo spadone. Che armatura orribile, ma chi se la compra? Aspira prima alla sala sacra, compra le mie armi. Oh Luca, che armi compro? No, vai prima dal fabbro. Vedi quale ti servono. Vai prima dal fabbro e vedi cosa ti serve e poi compri. Fabbro sta qua. Sarà a fianco. Oggi c'è poca merce, forse perché la porta, si è rotta la porta sotto. Ti conviene comprare le medicine se partecipi alla saga della caccia, effettivamente. Mago dorato a che serve? Vediamo. Cura status pietra e pietrificazione. Cazzo sta il fabbro? Questo è il negozio di armi. Questa è la diva. E questo è il fabbro. No, non mi fa. No, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Dove? Sinistra del pilone a forma di pene. Qua. Ah, che diavolo fai? La fiamma è troppo forte. Capisci niente. Il calore è fondamentale per fabbricare armi. Ora è troppo forte. No, è troppo basso. La smetti di fare chiasso. Vedi, ci sono i clienti. Tu sei bravo solo a parlare. Ok, vediamo. Comunque questa metropoli la vedo molto diversa rispetto alla città di Alexandria, ovviamente. Molto più viva, molte più persone, più grande, più cose, molto più attrezzata, più moderna. Sì, 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 anche bella come si è presentata all'inizio, no? Come stai? Ti proverò qualcosa per la sagra? Ah, Butterfly Sword. Giusto, c'è sei Dag e Tridamago. Organix, Tridamago. Però vedi che puoi fare... quindi devi comprare un altro Tridamago. T-shirt, fascia e cappello merlino, galosce, bombetta e vestito di pelle, sciarpa gialla, col bacco e cappello merlino, idrobracciale. Ma quindi la roba che sta dal fabbro, diciamo, di solito è sempre migliore rispetto a quella che... Beh sì, però dipende. E da che cosa? Dipende dalle abilità che ti insegnano, quindi magari ti okay. Un oggetto base perché c'è un'abilità che quella non ha. Certo. Infatti in teoria c'è il medaglio in secondo. Mio padre rompi scatole, eppure da solo me la cavo bene. Ma lui non vuole lasciarmi il negozio. Mio figlio è un giovane pieno di qualità, peccato che gli manchi la voglia. Storia vecchia. Ti uso Excursion. Che cazzo è? Quindi devo comprare un po' di roba per poter craftare queste cose. Vado a comprare, dai. Allora. Op. Compro un tritamago. Poi un idrobracciale. Due idrobracciali. Ho droppato un excursion da quello, ottimo. Cappello merlino, headgear, elmo di Ayan, busto ferrato, barda magica. Vabbè. Andiamo a vedere un po'.
aiuta. Ok. La Luca, mi dai una mano a fare questa cosa? Ah, il colbacco non c'ho. Allora, aspetta, prima devo vedere. Ma io non c'ho tutti i personaggi, capito? Lo so. Però puoi comprare comunque l'oggetto, non ti importa se è più forte o meno forte, puoi comunque comprarlo per vedere da Ekip che abilità ha. Ruba più Ghil e Siero. Baciare di mezza. E ma come faccio a vedere i dettagli dell'oggetto? Come faccio a vedere i dettagli dell'oggetto? Non puoi vedere in che senso i dettagli. Cioè quella skill che fa? Ah, devi equipaggiarlo e vedere da abilità. Ma io che ne so? Sei a oggetti qua. Ah, ho capito, ho capito. Guarda, che palle. Ma è scomoda sta cosa. Ho capito. Andare qua. Tira. Usando quando ruba si riesca a rubare anche i kill. Allora questo è buono, scusa. Ma in realtà sì. Previene status fiele e veleno. Non è buono sto rubaggio. Previene status blind. Aumenta il valore di successo di ruba. Subisce attacco per subire una donna. Vediamo questa cosa. Però la gravità nei nemici è belve. Unisce al comando attacca l'effetto condizionale degli stati nascosti e le armi. No, questo è importante. Nemici belve, questi cazzi. Anche se dopo mi servirà. Che qua sta la caccia, quindi devo fare sicuramente le belve. Ok. Vabbè. Vabbè, per adesso io comunque gli lascio la daga di Mithril perché devi imparare a fare criptomane. Ok. Fascia di pelle. Ok, facciamo così. Ok. E che devo craftare allora? Vabbè, posso craftare Organix sicuramente. Una Butterfly Sword pure posso craftare sicuramente. Fascia e cappello di Merlino. Galosce. Pure potrei craftare una galosce. Aspetta però. Fascia di pelle, vabbè. Bombetta e cappello di Merlino, vabbè, ci sono due e due, quindi si posso fare questa cosa. Fascia di pelle uno solo. Marsupio, bracciale e fascia di pelle. Ma poi l'idrobracciale è aperto. Vabbè, idrobracciale. Ah, ma no, ce ne ho due di idrobracciale, allora posso fare. Posso fare un marsupio. Ah, galosce. Fuga con Ghil, sia sinergia. Vabbè. C'è un marsupio. Ah, marsupio, marsupio. Ok.
Ma comunque so, te le abilità nelle armi è un bordello, mamma mia. È veramente un casino. Ah, non è vero. Toma, le tenebre. Vabbè, sta bene così. Ok, ho fatto allora. Ah, voglio solo dire una cosa, nelle armi. Butterfly Sword, guarda che fa quella cosa. Funzione di status silenzio. Di blind. Energia oscura. E guarda. Da usate mai faccio di Dimitri. Ok, vabbè, quindi vabbè, devo imparare prima il Leptoman adesso, dai. Cioè è un'abilità che terrò per tutto il gioco, Leptoman. Eh sì, perché comunque mi aumenta la... Come si chiama? Mi aumenta la... Porco Giuda. Mi aumenta la probabilità di rubare, ecco. Comunque io volevo chiedere se c'è qualcuno che ci sta guardando, se ci vuole dare qualche consiglio, ben venga, perché è la prima volta io che sto giocando questo gioco e sono quindi in abbetto, se mi aiutate. Finisco di fare questa cosa. Sì. Passo. Comunque continuiamo, allora scusate, eccomi qua. Allora, dove devo andare? Ho fatto il fatto del fabbro. Esplora, comprati gli oggetti. Hai fatto tutte le cose del fabbro, hai craftato? No, perché una però perché non lo vende questo, quello che mi serve. Ah, ok. Ma che ti serve? Mi serve il... No, un cappello mi serve. Ah, ok, ok. No, il cappello di Berlino. Mi comprati gear pure così. Sì, come comprati cose che non hai, così vedi che abilità danno e se è il caso ne compri di più. Sono... Però considera che non tutte le abilità possono essere imparate da te. Forchetta! Sì, Vabbè. No, non la compra la forchetta. Javelin potrei comprare, ma no, perché no, poi ce l'ha se... già, ce l'ha già infatti, di base. Tipo... Certo, no, infatti, è ovvio, noi... Magari non giochiamo, cioè io non ho giocato Final Fantasy, ma però siamo periti con quegli RPG, già alcune cose. Vabbè, quindi vabbè, vado avanti. Ok, sì, ho esplorato tutto, qua devo andare a esplorare di sotto, devo andare a esplorare. Ok, andiamo. Papà, oggi quale cielo sei volato? Nel cielo di Limbo. Come va la porta sud? La porta è ridotta male, ci vorrà un bel po' per sistemarla. Ai. Abbiamo scassato la porta. Se uno avesse un idrovolante, riuscirebbe ad uscire dal castello. Capisco che bisogna difendere il paese, ma queste mura mi sembrano esagerate. L'impresa è uscire da questa città. Ma somiglia a Calò. Ma chi? Al Saputone piace spiegare a tutti come funzionano le porte. Perché non siete a fare la guida turistica? Scultore del paese, che capolavoro, tincio su granita nera. Granita nera. Ah, ma che è una statua di Calò. Questa è la porta del segno del drago, si può entrare a piedi al castello, sia da qui che dalla porta del drago terrestre che sta sotto la nebbia. Da sotto la nebbia escono i mostri, perciò lasciamo chiusa la porta del drago terrestre. Ok. Se vado a fare compere, Limblu è pieno di botteghe, è mio come al mio paese. Ah, sono uscito? Così? Eh no. No, ma rientra. No, no, vai in gira per Nim. E stava a girare come a merda di tutti. Merda di tutti. Qua non c'è niente. Devo fare. Ah, ma porco demonio. Devo prendere il Pullman qua. Il coso là. Pullman. Savacco comodo, ma io... Ah, Savacco comodo, ma io là il capo tuo di un brutto assurdo. Avevamento è tutta la città che ha questa architettura campagnola.
Amo sei nel borgo teatrale, giusto? Ferriere, ben arrivati al borgo teatrale. Il servizio di recap ti dà tutto l'anno 24 ore su 24. Prego, fate con comodo. Aria collegata all'IRCAP. Borgo commerciale, borgo teatrale, borgo del castello. Vabbè, vado a esplorare prima le altre parti e poi vado al borgo teatrale. Vado al borgo commerciale da dove venivo, quindi vado a quello industriale. Ok. Olè, siamo arrivati. Prego, fate con comodo. Nimitz. Nel recap ci abbiamo messo tutta la nostra anima e tutta la nostra fatica. Quando ci sali, perlomeno togliti le scarpe, ma come? Vabbè, questo perché è un fatto giapponese, immagino. Ah, ma lo sai che c'è un anime che devono fare, Luca, che lo stanno portando tutti qua? Avvisa i piloti, ti prego di non parcheggiare direttamente nel castello. C'è un... c'è l'anime nuovo che deve uscire, Luca, che tutti quanti dicono che è bellissimo, no? Ma di che? È un anime, tipo shonen, però con i maghi. Questa statua fu commissionata dal Granduca in memoria di Sid VIII. Fascia di pelle. Accidenti, come è strano, qui è la prima volta che vedo una città con delle costruzioni in metallo. Ma no, dietro effetto è migliore. Se metti il motore davanti, dietro davanti è più sicuro, ma è abbastanza potente. Chissà perché i piloti sono tutti così strani. Avviso di trasferimento, si trasferisce a Falgar Plaza, il titolare Drago. Ok, andiamo allora. Esploriamo Lindo Blu. Lindo Blu, Lindo. Esploriamo Lindo Blu. Pippiri. Sid VIII elaborò l'idea dell'idrovolante a nebbia. Aveva anche un gattino. Per questo tutti noi piloti abbiamo un gatto. Che diavolo ci dà nella zuppa? Il nostro piatto originale, la zuppa del buio. Piatto preferito. Entriamo, assaggiamo sta zuppa del buio. Oh! Un bicchiere dopo il lavoro ci vuole proprio. Capito? Perché io ho compenetrato sto tipo? Vabbè, niente, volevo parlare con l'oste. Signor Shigu, mia moglie è sempre alla bancarella vende sottacedi e mi trascura. Sai cosa ha risposto quando gli ho chiesto se ama più o meno sottacedi? Sottacedi naturalmente. Oh, scusami, la zuppa del buio è terminata. Così. Buono. Commento di un pilota, non terminiamo l'Hildegard II? La regia dell'Hildegard II si sono trasferiscono di una serie di problemi. Esatto, di un problema di motore non ha nebbia e le nozioni non sono ancora sufficienti. Ma i lavori sono talmente bloccati, volete muovervi? Muovi. Comunque all'epoca immagino che questa grafica doveva essere qualcosa... Era pazzesco, penso che è una delle grafiche più belle della PS1. Che PS1, allora sì. Su PS1. Poi costruisco un idrovolante... Cioè, guarda il livello di dettaglio per PlayStation 1, guarda quanto cazzo erano fatti bene gli sfondi, le cose. Ma cazzo dici? È tutto sfumato? Cioè, no, no, mi ricordo che... Mi ricordo che Final Fantasy 9 quando uscì c'erano gli screen e le cose delle cinematics facevano gli sfondi per computer. Io ne so qualcosa. Perché? Perché ce l'avevo anch'io. È un problema di motore a vapore. Ma lo metti in casa, no? C'è una sauna. Guarda.
Carta Mimic. Cappello Merlino, buono. Oh, me li schifo questi gatti, buono, sono buoni. Ah, tra l'altro non vendere gli oggetti di merda che non ti servono più, tipo la daga, gli oggetti buzz. Eh? Non li vendere. Ok. Quelli più alti di livello sì, ma quelli base non li vendere. Qua addirittura. Ah, ok. Sì, sì, addirittura. Ok, finito qua di esplorare. Non mi fa andare da nessuna parte. Qua pure non c'è nessuna cosa dove andare. O mi sbaglio, qua non c'è niente dove andare. No, non mi pare. Che il negozio dice che si è trasferito. Abbiamo fatto il coso. Ok. Vabbè, ma vai, puoi andare nel borgo teatrale. Vabbè, andiamo al castello. No, io sono fatto così, faccio prima tutte le cose secondarie e poi dopo vado a fare la cosa principale, ecco. Qui abbiamo fatto il borgo commerciale e il borgo industriale. Vediamo un po' al castello che cosa troviamo. Poi questo castello pure mi sembra molto successivo. Molto succinto. Molto suggestivo. Sì, mi suggestivo. Rirka funziona tutta la vita. Sì, il gioco lo finisci tra 3 anni, dice Django. Ciao Django. Oh, c'è Django? Ce la tua faccia sullo schermo! Oh, la clicco pure io! Avete cliccata? A me è uscita, 69 su C-Tips. Madonna mia. Oh, aspetta Django, fammi aggiornare il tablet, che poi se no non vedo. Allora Django, come stai? Come va? A posto? Giornata piatta? Giornata fiacca? Sei uscito ad affogare i dispiaceri nell'alcol e ora affoghi i dispiaceri nei dispiaceri? Solo nell'alcol e non solo i dispiaceri. Affoghi i dispiaceri nei dispiaceri? Sì. Allora. Ok. No, non so. Sì, più o meno. Vabbè, sei uscito a fare un po' di vita sociale, però come al solito magari ti sarai annoiato, sempre la stessa gente, sempre le stesse cose. Ma è uscito! Non c'è figa, ma qua a pagare. Classi invece che ti regala nuove. Infatti, sì. Solo discesa, vedi, sarei a bordo qui. Ok, via. Via, 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 via. Vabbè, Django, ho capito, io hai ragione che poi il gioco va, però. Tanto queste comunque sono zone che prima o poi devo esplorare lo stesso. Ah, stato di Sid Fabul. Costruito in occasione del 500° della nascita di Sid I, Mastro Rolando. Tu quindi. Ah sì, tu, lui, Django già l'ha giocato Final Fantasy, no? Perito, perito. Ah, quindi Luca, qua che. Quanto stiamo? Percentuale del gioco? Pochissimo? Ma tipo niente, tipo 10%. Ma no, 5. Ah, vabbè, vabbè. Ma succede l'impossibile, cioè tu non ti rendi conto. No, no, va bene. Penso che Final Fantasy è come più cliffhanger in assoluto della vita. Cioè, non so se hai visto che vai al villaggio e ti sputano tutta la storia bella, felice, contenta. In un secondo. Cosa? Ok. 0.2 di dati. Che fa? Cioè, ti ha sputtanato tutta l'allegria. Cioè, vivi che non si sa più chi è, che cos'è. Ha detto? Ah, ma era di Maurizio Merluzzo il messaggio? Ma dove? Qua sotto? Quale? Quello della fontana. Perché? Che sta scritto? Maurizio Merluzzo era firmato. Tutto in... vabbè, qua tutto vietato, insomma. Non si può fare niente. Oh, chi è? Marinaretta, quasi l'ormone. Sei un marinaio? Ah, ma sei una donna? Salve ragazzo, sei in te di navi? Ah, poco, come mai Maria nel castello? Superata l'esame di pilota di prototipi di idrovolanti. Purtroppo il padrone Marone è sparito. Realizzazione del numero 2 con Sid, quelle condizioni non credo che andrà a gonfie deve. Non essere pessimista. Certo, considera che lui è la prima volta che lo sta giocando. Anche tu un giorno sfreccerai alta nel cielo in idrovolante. A proposito, come ti chiami?
Grazie Nicola, già mi sento meglio. Ok, ma come ti chiami? Io sono Gidan. Io sono Erin. Erin, che bel nome, ci andiamo a prendere qualcosa da bere? Lavorerò solo, signore, sarà fior di me, vedrà. Ma che cazzo? Vaffanculo. Vabbè, ma il bello di questa gioia è anche andare in giro con queste musiche e parlare con... Sì, no, Gengo, come ha detto il buon Gargiuocolo, io sono un verginello di Final Fantasy 9. È una proietta lussuriosa. La prima volta che lo gioco, mi sono bene. Quindi... ovviamente sto cercando di farlo velocemente. Queste fasi di esplorazioni, così, eccetera. Però... questo qua è che è Maurizio Merluzzo. Quando mai? Qua sta scritto Mastro Rolando. Maurizio Merluzzo. Sì. Ve lo so che è un bel tipo. Un bell'uomo. Oh, per tutti i pescetti, ma quello è il cargo ship. È insuperabile. Gli altri conforto qua del bagnarole volanti. E Maurizio Merluzzo, tra l'altro, l'ho visto tantissime volte dal vivo. Ormai siamo grandi amici. Vabbè, allora andiamo al teatro Borgo Teatro, dai, così andiamo avanti. Abbiamo finito di esplorare, visto tutto. Vado a Borgo Teatrale. Django, ma tu pure ti metti a rubare qualsiasi cosa, tutto il più di più, tutto di più. Final Fantasy. Allora, vediamo. Vediamo. Oh, eventi tempo reale. La macchina a vapore. Ah, questa è la casa di quello? No. Ah, c'è il fischio qua. Ce l'ho fatta tornare al castello dove c'è Arstan e la mia principessa Garnet. Io mi perdo qui dentro, enorme. E questo sei pure un ladro. Sì. Scusate, buon uomo, potresti illuminarmi? Dove ci troviamo ora? Sei perso, che vergogna, soldato. Dai, ora te lo dico dove siamo. Siamo sul ponte che collega il castello con l'idroscalo. Vedi quello lì di fronte? È l'idroscalo. È un coso enorme. Ovviamente. E qui l'idrovolante in mezzo. E... non ti sfugge però niente, eh. E l'idrovolante Hildegard 2. Fantastico. Che ovviamente sarà mio un giorno. È un prototipo con motore a vapore che vola senza la nebbia, l'ha ideato il Granduca. Entro nel personaggio. Sì, 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 sì. Ogni tanto entro anche nel personaggio, cioè. E non sono nel personaggio. Riesci davvero a volare senza nebbia? Che fai, dubiti? È l'era del vapore, giovano. Il vapore è acqua, non nuoce alla salute come la nebbia. Ah ah ah. Il progresso è qui all'Imblu. Oh. Ok, eccovi qua al Borgo Teatrale. Vediamo. Esposizione di Limblum. Si inaugura la cinquantesima esposizione di Limblum. Vincitori di premio per l'onore di vincere la recinta del nuovo. Ah, interessante. Oh, scrigno. Gemma Grezza. Gemma Grezza. Michele aspirante artista, wow, la sagra della caccia. No, cazzo, ho sbagliato. E vorrei ritrarre i cacciatori infervorati durante la gara. Ok, andiamo avanti. Il gioco delle carte è a forte nel Borgo Teatrale. Che ha detto? Non avrei difficoltà a trovarti uno sfidante, ma chi se ne frega. Mia moglie è una fan di Rowell. Mi dà proprio fastidio con un bell'uomo come me. Rowell, oh, Rowell, Rowell. Ah, Rowell. Sono così emozionata. Oh, 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 oh. Poveri piccioncini, se non gli do da mangiare io. Ma che schifo, e portano la viaria. Quando se lo prende fuoco e muori. Ah, la viaria. Cosa? Che? Che so, che gli uccelli, che? È in ritardo. Che combina, Marisa? Ah, non ce la faccio più aspettare. Ma chi lo sa? Oh, bello, bello questo posto. Forzieri, bambole. Non c'è nessuno. Com'è tranquillo senza di loro. Ah, questo è il quartier generale.
Che fa? Accidenti, che sonno. Eh no. Il tardissimo, che starà facendo Mary? Mary, è di tempo reale. Ancora prigioniera. No. Un rintocco di campana. È finito lo spettacolo al borgo di Trale. Comandi. Desidi riuscire un po'. Sono desolato, ma il Granduca lo sconsiglia. Tra poco comincia la saga della caccia. Il borgo è pieno di gente venuta per la festa. Con questa confusione è pieno di briganti. E poi se lo può. Oh, no, che sei qui. Io lo dico per la vostra incolumità, non uscite allo scoperto, va bene. Che palle. Questo non può fare mai niente. Ah, così non risolvo nulla. Non sono niente fin qui per essere protetta. Sono animi per aiutare mia madre. Eccolo, lo sapevo che eri qui. Quando vieni al covo ci devi avvertire, anche noi siamo dei Tantarus. Eh? Sì, caro, siamo dei Tantarus. Il boss ce l'aveva promesso, se tornate col bottino sarete i nostri. E noi abbiamo il bottino, eccolo. L'ala di Blue Avis. Tesoro rarissimo, visto? Yuppie! Come è andato il rapimento? Ah, bene, la principessa è qui a Castello di Limbloom. Bravo, sono fiero di averti tra noi. Gliel'hai già fatto il tuo solito discorsetto? Gliel'hai già promosso il girottimetro volante? No, sono più di lavoro e poi non è il mio tipo. Ah, ah, ho capito, non ci sta. Secondo me aspetta una tua mossa. Valla a cercare. Se insisti, forse ci sta. La per sfinimento. Ma... ok, vado da lei. Chissà che ha già parlato così. Vaffanculo, Luca. Va che mi volevi far chiamare questo Tulkas. Vaffanculo, va, che stronzo di merda. Vaffanculo, incredibile. Ma sei tu, sei... Sì, vabbè, sono io 10 anni fa, però, eh. E vabbè, ho capito anche il gioco di 10 anni fa. Infatti, in effetti... ma questo l'avessi giocato alla mia età, cioè, proprio mi sarei proprio pisciato addosso. Troppo bello. Perché voi dovete sapere, ragazzi... Oh, mini Brumesia! Voi dovete sapere che quando che io... Brumesia? No, io ho letto così. Burmesia. Burmesia, ah, scusa. Che voi dovete sapere che quando io giocavo a questo gioco... Scusate, volevo dire, non ho mai giocato a questo gioco. Quando giocavo 10 anni fa, eccetera, che ero nel pieno dell'adolescenza, calò e picciotti. Ah. Era un Don Giovanni, era un Don Giovanni. E ciù! Me sento urinato. Quando la foresta si è pietrificata ho pensato che era la fine. Fortuna che c'è sempre la scappatoia. Grazie al confare che ha visto un fiume per scappare prima di dare mappe a Jiden. Boss, ora dobbiamo solfare il compare. Hai ragione. Prima di tutto bisogna fare bere l'acqua ai feriti per fargli recuperare le forze. Ah, Racine, accompagnali tu. E per quanto riguarda Blenga, la foresta... Io direi che la foresta del male è meglio lasciarla pietrificata. Ah, veramente? E non fraintendermi. Che è la voce di Difizio. Quando mai? Ah, veramente? No. I Tantarus non vanno mai compari, quest'anno è sicuro. Ah. E quindi? Ah, e quindi? Con quello che ha passato, non credo che Blank voglia che facciamo arrivare alla foresta. Ma lo ritireremo fuori. Ah, bravo capo. Troveremo il modo. Facciamo ancora in tempo a salvarlo. Muoviamoci, picciotti, dice Futo. Bel problema questo fatto che è tutto pietrificato. Cina, che combini? Quest'acqua viene in caffè che è una bontà. Te lo preparo? Vabbè, scegli ordini, ah. Ho capito, sì. Muo' da prendere i feriti. Spavento. Ok. A posto. Eppure sono certo che era qui l'appuntamento. Rowell è diventata. Ruel è diventata una vera star. Persino io non mi vengono a cercarla. Oddio. Ma chi sa il culo? Chi è sto Ruel? Comunque si vede che non piace che entrano i personaggi, eh. Dopo il capolavoro vorrei vivere come un chocobo. La compagnia di Aerobics presenta vorrei essere un Moguri 2.
Biglietti esauriti. Biglietti per la sfida per essere un maurito con... Ah. Chissà se vi piace i biscotti che vi ho preparato. Ah, oggi è l'ultimo giorno aspettato di Ruel. Per favore non spingete. E tu chi sei? Finalmente qualcuno che mi dà retta. Sono Gia, il famoso panino di Tanta. Lo sconoscete la mia banda? No! Ti spiacerebbe restare a Bofon? Come fa? Adesso vedete Ruel. Dov'è? Quanto tempo ci vuoi far aspettare? Non vi agitate, arriva fra pochissimo. Oh signore Dio. Bravo, bravo, bravo. Hello babies. Che odioso. Vi ringrazio per essere qui. Grazie, grazie di cuore. Mamma mia, ma che è Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco. A presto ragazze. Bello, bello, vieni qui. Non ci vedo. Oh, ma è enorme sto coso. Uomo in maschera. Ah, vi ringrazio gentili spettatrici per essere venute qui a vedere. Vorrei essere un mugurio tuo. Ecco, boh. Presidente del fan club che ce ne frega di te. Non sei che per lo spettacolo, ma anche per Ruel. Madonna. Senti, ma tu... No, lasciami andare. Ah, questo è Ruel. Poveraccio per Ruel. Vabbè, va, dobbiamo andare al castello a trovare la principessa. Quindi sono andato al covo, giustamente. Ops, non c'è nessuno. Dobbiamo andare dalla principessa. Ok. Olè. Ok, mi sa che però la principessa è un po' stacco perché è tardi. Spero che mi fanno parlare con qualcuno o la principessa, non lo so. Perché qua non c'è nulla. Luca, ma secondo te dovevo andare qua, eh? Perché quello ha detto devo parlare con la principessa, secondo me sì. Pensavo che sì. Senso ha. Ah, però qua devo andare. Ah, no, no, vieni sotto la scala dove stavi andando prima. C'è quel tipo seduto. Vai a parlare con quel tipo seduto. Ok. No, sta dormendo lui. Dorme. E... Aspetta, ma tu che devi fare? Vai a parlare con la principessa. Sta ancora là? Ah, sta qua. Non pensavo ci si arrivasse così da qua. Steiner, che succede? Sicuro che anche questa è opera tua, dov'è la principessa? Calmati, sono appena arrivato, avevo chiesto di non farci la principessa a questa stanza. Sta a fare la passeggiata, no? Riesce a piangere, ha già costato più di quello venendo qui. E se ora che è da sola le successe qualcosa? Ma che parlo a fare con te? Vado a cercare io. Vabbè. Pazienza ce l'ho questo Steiner. Idrobracciale, vedi cazzo. Pure evitato di comprarlo. Vabbè. Almeno. Fai. Ah, si salva qua. Non so se voglio andare avanti o no, perché adesso si sta per sbloccare qualcosa, capito? Non lo so. Che vuoi fare? Salvare, sì. Prego salvataggio. Devo dire la verità, insomma, un discorso, diciamo, cioè serio nel senso sui videogiochi, tipo. Per esempio, no, aspetta un attimo, questa è una lettera a Mocco, una lettera un po' più, grazie. Silsi era venuto a trovarmi, poi però l'imperatore ha detto che aveva trovato un'altra meta da scoprire del ripartito, se siete dove andate fammelo sapere. Stessa cosa bambina Silsi, sarà piaciuta del limbo? Allora, fammi salvare il limbo.
Volevo dire una cosa, no? Che questo, che per esempio, no? Senti, caro Tulkas, ti chiedo scusa, ma tra un po' devo andare via. Sì, infatti no, adesso chiudo, dico questa cosa e poi stanno. Infatti ho salvato, ed è finito. No, volevo dire soltanto questa cosa, che i giochi di una volta avevano comunque un altro spessore, nel senso che erano proprio enormi, nel senso che comunque tu rischiavi anche di poterti perdere qualcosa. Invece i giochi di oggi, anche quelli che sono enormi, diciamo, però in modo o nell'altro, sono sempre comunque guidati affinché tu comunque, se vuoi, riesci a fare proprio tutto. Cioè non succede che tu, per esempio, ti perdi un contenuto, ti perdi qualcosa, capito? Ti perdi di fare una missione, un cazzo, no. Perché comunque è tutto quanto guidato. Invece questi giochi qua, per esempio come Final Fantasy, che sono enormi, tu magari non esplori bene, sbagli a fare una cosa, cioè, niente, cioè ti perdi quell'occasione, quella missione, quel fatto e non lo fai proprio, capito? Non te ne accorgi neanche. E questa cosa è, da un punto di vista, diciamo, è snervante, nel senso perché tu devi andare veramente a vedere tutti i peli nell'uovo e anche a cercare di carpirle queste cose, perché non sono proprio chiare, capito? Sono cose un po'... Però diciamo che di solito questi giochi comunque erano fatti bene, per cui tu spesso queste cose secondarie più importanti che puoi rischiare di perderti, ti comunque venivano, diciamo, riproposte in modo tale che le puoi fare in qualsiasi momento. Cioè è difficile che succeda qualcosa nella trama affinché poi dopo tu alcuni fatti importanti secondari, anche tra virgolette infrattati, non li riesci a fare. E dai, niente, stavo riflettendo su questa cosa perché effettivamente Final Fantasy mi dà questo feedback di gioco enorme, con quindi la possibilità di perdersi qualcosa di veramente veramente succulento. E qui quindi poi c'era anche una sorta di abilità in più da parte poi del giocatore rispetto magari a qualcun altro, che appunto diceva: guarda, io ho fatto tutto il gioco così colà, e dice: ma l'hai fatto questo boss così segreto? E tu dici: no, cazzo, il boss segreto qualcosa, merda, cosa chi è, capito? Magari ti viene ricaricare il salvataggio a farlo apposta, quindi era tutta un'altra cosa. Adesso, per esempio, anche un gioco grosso come The Witcher 3, easy, solamente l'ho già sentito. Oh cazzo, ma succede qualcosa, ma è Mary che canta. No vabbè, ma devo staccare. Vabbè ragazzi, allora nella prossima live ci vediamo il canto di Mary. Io ringrazio Jengot190 che è stato qui con noi, e anche se per questo breve lasso di tempo. Ringrazio anche tutti quanti gli altri succintelli spettatori che sono venuti qui nel canale. Ringrazio ovviamente la sempreverde Gargiolo Luxeletal, che ci guida con la sua saggezza. Ma veramente la chiamata Mary? Francesco! Allora, attenzione, colpo di scena, No, vabbè, no, è troppo tardi. Se il nostro buon Alassium avesse potuto farmi compagnia, però insomma, no, è troppo tardi. Sì, se volendo mi puoi sostituire. Eh sì, ti posso sostituire con il buon Xexar, ma purtroppo è tardissimo. Quindi non so, fino a... Va bene, ragazzi, io vi saluto. Va bene, ma ci segui un attimo dalla chat? Sì, vi seguo dalla chat. Vabbè, allora, Xexar, se tu sei d'accordo, perché un baciotto. Un baciotto anche a te. Ciao ciao Luca, ciao. E Xexar, allora, che cosa vuoi fare? Guarda, c'è anche Jengo, se tu vuoi. A proposito, Jengo, ti devo dare l'invito del nuovo Discord perché ho cambiato il server. Buonasera. Ah, eccolo qua. Eccomi qui. Pronto in differita, però. E allora ti spiego questa cosa. Lo sai Luca come fa? Lo chiamo su Hangout e lui praticamente non sente, cioè si mette l'audio di Twitch così un po' in ritardo, però guarda in tempo reale, capito come fa? Ho capito. E vabbè, dai, io semmai mo credo che sia un casino. Nel caso domani sentiamo meglio. Vabbè, è un casino perché devo cercarti un attimo su Hangout e tutto il resto. Eh sì, ma non so nemmeno se come accedere. Vediamo domani. Non ti preoccupare. Ok, vabbè. Sì, però penso di fare veramente. Ma c'hai il cuore a Jengo? Che gli volevo dare a Jengo gli volevo un attimo dare. Mi scrivo su Twitch. Oh, che cazzo?
Oh merda. Sì, mi sa di sì. Gli volevo dare. Gli volevo dare l'invito per Discord. Ma è uscito un coso in chat che lo diceva. Sì, sì. Non fare danni. Sì, no, ho linkato per sbaglio a Django. Un'immagine. Madonna. La mega gaffa. Però mi sconvolto, chiamato il nome. Che è storpiato il nome di Garnet. Non dovevi. Vabbè, ma tanto quella diceva un nome alternativo, le cose. Alla fine. Vabbè, ragazzi, allora vado avanti. Visto che c'è Boxexar. Boxexar. Diamo un check. No, e allora andiamo. Ah, comunque Xexar, ti volevo dire che mi è arrivato l'invito per la Closed Beta del nuovo Age of Empires. Ah, è Closed? Sì. Quando è che esce? Non lo so. Ah, mi serve una divisa da soldato. Vuoi un suggerimento? No, no, già lo so, già lo so. Ok. Già ho capito. Io invece mi sono perso un po' questa crescita di personaggi, ma credo che non hai migliorato molto le abilità o roba del genere, giusto? No, però se devo prendere Kleptomane, ho fatto un po' di roba dal fabbro. Vabbè, Kleptomane dai, non è proprio fondamentale. Mi sa che i tuoi personaggi sono ancora a livello basso. Sì, sì, lo sei. C'è un tipo sospetto che si è girato sopra. Voglio. Come, ma dove? Seguimi, ti faccio vedere. Eccolo. Di qua, oh! Vieni fuori, farabutto! Olè. È stato un gioco da ragazzi. E se così mi lascia senza rinascere. Solo questo è un soldato particolare, che c'è il vestito diverso. Aria ascensore tutto regolare. Ah, poi se lo leva. Poi sì, come fatto a fare questo punto. Sì, sì. Oxex, niente, abbiamo fatto il Valzer numero 3. Siamo scappati e abbiamo sfondato l'aeronave. Siamo arrivati all'Imblum. Questo abbiamo fatto. Sì, sì, lo so. A memoria il gioco. Non ti ricordo. Come una ragazza. Credo su poco mi dispiace, fa. Però. Ma no, ma pure Gargiuocolo lo sa a memoria. Infatti mi dice, qua ce l'ho già, qua c'è l'oggetto di Prato, sì. Vorrei dimenticarlo per giocarlo di nuovo. Tu cosa fai? Ops. Si dorme in servizio. Che strizza. Sei tornato indietro? No, volevo vedere là se mi faceva passare. Non mi fa passare. No, 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 no. Via. Good scene. Oddio, ma all'inizio mi sembrava la musica quella di Intimissimi. Si chiama Melody of Life. Come ti permetti, Intimissimi? Ma secondo me sta scena doveva essere di un romantico 10 anni fa. Come fate a trovarmi? Wow! Come altra, dove è piccola città vista da qua? C'è un telescopio, guardiamo il panorama. Dai, vieni, Mary.
la catena montuosa che circonda Burmesia. No, Burmesia, scusa. Tutti i piedi dei monti. Okay. Catena House. Porta sud. Ridotta proprio male. Ci vorrà di tempo per ripararla. Catenavus. Alexandria dovrebbe trovarsi oltre quei monti. Secondo ci stanno ancora cercando. Vabbè. Bosco di... La Civo in Chocobo. Ah, è lì che vivo in Chocobo smarriti. E il fiume che scorre accanto alla porta sud. Quindi se uno cammina lungo il fiume arriva dritta alla porta sud. Eh sì. Palude. Eppure pare che quella palude sia abitata. Devo darci un'occhiata vicino un giorno di questi. Fammi vedere. Ci vedi bene? È tutta colpa mia, ho fatto un sacco di danni. La Granduca sapeva tutto. È stato lui a chiedere ai Tantarus di rapirmi. Quanto sono ingenua. Possibile che non mi accorga mai di niente. Mary, che ti prende? Senti, Gidan, perché mi hai portato a Limblum? Perché te l'ha ordinato il tuo capo? No, perché volevo aiutarti. Guarda come me l'ha ordinato proprio nessuno. Il boss era pure contrario, per questo ho lasciato i Tantarus. Davvero? Non lo sapevo. Ti preoccupare, non è la prima volta. Gidan, cosa c'è? Quei pizzi di rapirmi? Te l'hai somministrato dell'erba sonnina e poi te l'hai portata via con me. È un sonnifero per bambini, ma in grosse quantità fa effetto anche con gli adulti. Poi però io sono voluta venire con te, il sonnifero non ti è più servito, giusto? Mi daresti un po' di quell'erba? Sai, il tiente non riesco a prendere sonno. Io non prendere niente, se vuoi dormire accanto a te... Non so mica una bambina che ha bisogno di compagnia. E infatti, cioè, io volevo dire... Cambiamo discorso, la canzone di prima era quella che cantavi anche a Dali, vero? Ah sì, allora eri risveglio quella sera. Sì, è davvero una canzone splendida. Non ricordo né dove né quando l'ho imparata. Ricordo solo che da piccola quando ero impaurito o triste le cantavi mi sentivo meglio. Mi sentivo più sola e mi tornava la voglia di sorridere. La canzone speciale, cantala ancora dall'inizio. Un'armatura stupenda e anche della mia misura. avete ragione, credo che prenderò anche quella. Meglio che prevenissi subito dentro l'attacco di Brahne. La regina non ci pensa minimamente ad attaccarvi. Che sapete vedere la regina? Non farebbe mai nulla di simile? E voi chi siete, signor Sottutto? Ecco, io sono una pasciata di armature che pasciate qui per caso. Ah sì, allora fate una bella magia. Sparite! Con permesso. Era più bello lo fischio tedesco comunque. Squadra Pluto. Attenti. Che cosa sono queste miniature? Dove le hai prese? Le faccio uccidere tutte dal battaglio di trovolanti di Sid. Cattivo, chiami quelli forti a farti aiutare. Con te non ci gioco più. No, aspetta. Oh, c'è Luchetto. Una mini famiglia imperiale. Anche i maghi neri sono identici a quelli veri. Cos'è questo mormorio? Sarà già cominciando? Flattery, chissà se mi senti. Dove sei in questo momento? Lo capisci? Io ho bisogno di te. Ah, questo è Zobbo, veramente. Tutto ritorna? Kamaki e Zebolt. Ma no, così non va. Perché Buri? Questo non vola per più di 10 minuti. Buri. Quando sono diventato Scaraburi, anche la destra mi sento scaraburinata. Allora? Scaraburinata. Come andiamo a fare quel giro dietro volante? Eh? Ah no, il giro era con quell'osteria. Mi sono sbagliato. Eh sì, pare proprio di sì. No, aspetta, non ti preoccupare. Vai, divertiti pure. Oh no. Allora facciamo così. Se vinca la sagra della caccia, promettimi che una sera usciamo noi due soli.
Cosa c'entro io con la sagra? Oh, se mi dice sì, mi butto giù. Ah, ok. Promessa, eh? Il marpione Gidan. Benché si tratti di una semplice festa, ogni anno ci sono centinaia di feriti. Si può mica continuare così. Perché no? Una sagra per veri uomini. Ultima carrozza del borgo commerciale, preparativi ultimati. Beh, dobbiamo solo aspettare che ci dia il segnale. Ricevuto. Ah, madonna mia. Pff, sono usciti quanti cose. Hanno già liberato Fang. Ma come, sono pazzi? C'è una bella montagna, non l'aveva ancora dato l'ok. Fra poco liberano anche le belve di sopra. Prima che arrivi lì dobbiamo liberare i Mu, facciamo in fretta. Vabbè. Preparativi ultimati. Bene, aspetta impostazione. I concorrenti di quest'anno mi sembrano giovani in gamba. Madonna. Come scalpita. Vai, vai. Ehi, fallo smettere, ancora presto per liberarlo. Quello non ascolta mica quello che gli dico io. Merda. Oh, è merda. Presto, prendi la forza, non ci sono sicuro di cinta. Vai, Zach Mal. Oh! Ma io ho visto i pupazzi di questa bestia. Gidan è in ritardo. Riposatevi. Va bene. Chissà se Gidan è diventato più forte. Ah, ecco. Scusate il ritardo, mi stavo riscaldando. Ragazzi, vi spiegherò bene della sagra della caccia. Sagra della caccia. Vuoi essere cacciatore per un giorno? Uccidi i mostri che girano nel borgo. Ottieni molti punti caccia se il mostro che uccidi è grande. E in bocca al lupo. Hai 12 minuti di tempo per uccidere i mostri sparsi nei borghi. Puoi muoverti liberamente con l'Aircap. Se perdi, ti ritiri dal gioco. Al vincitore va un oggetto a scelta e il titolo di Gran Cacciatore. Puoi essere anche tu un professionista. Avete già deciso cosa volete come oggetto a scelta? Voglio dei kill. Io voglio un accessorio. E il nostro piccolo cacciatore invece che premio vuole? Gioca anch'io. Certamente ti ho fatto mettere in un'ottima posizione, io starò all'entrata. Con la magia nera non avrei problemi. Ma io... Sei il solito? Ah, dimenticavo. Se mi fai vincere posso uscire con Mary? Posso uscire con la principessa? Shh, che urli! Che hanno un'altra principessa in vano! Cosa complottate ora? Niente, Peppe, vero, io Lughetto? mi allontano Sì, un attimo. no, vabbè, io penso che stacco adesso. No, ma secondo me potresti anche pensare di fare quest'ultima cosa, quest'ultima caccia, e poi si staccare perché poi comincia No, è che so un'altra proprio... lunga storia. No, penso che però stacco adesso perché... Già, borgo teatrale, fra borgo industriale via borgo commerciale. Ok. No, penso che stacco perché non c'è... Ho sonno, è tardi, capito? Per questo. Lo salvo Vai, e... devi riposarti, Sì, infatti. sì, sì. Ah, beh, buono, così salvi proprio da qui, così Sì. appena riprendi Esatto. subito. Esatto, vado bello succulento. E allora domani ti sverò un paio di trucchetti per farla al meglio. Va bene, va bene. Perfetto. Va bene ragazzi, allora di nuovo grazie di tutto, grazie per essere stati qui, ringraziamo Xexar, ringraziamo Per il poco che ho potuto Xledal. contribuire. Sì. E quindi niente ragazzi, ci salutiamo alla prossima live. Buonanotte a tutti. Ciao ciao ragazzi. Baciotto, ci vediamo domani. Stay tuned, stay tuned.